Caro Presidente Cristian Solinas, finalmente stiamo parlando di cose importanti in Consiglio regionale, parliamo di una legge da lei tanto voluta, così importante, così celere, la legge 107 per le sue nomine, le nomine fiduciarie dei suoi amici. Ebbene, e mentre la Sardegna sta vivendo e detiene il triste primato di essere l'ultima regione per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini, e mentre stiamo vivendo una crisi economica senza precedenti dovuta dalla pandemia, dove nel suo tentativo di porre in essere quei ristori che dovevano partire con la massima urgenza a luglio del 2020, a tutt'oggi molte imprese e molte famiglie non hanno ancora ricevuto niente, ma soprattutto ci sono anche delle categorie, come ad esempio i liberi professionisti, che non sono neanche menzionati in questa legge, nella famosa legge dei ristori. Al posto di parlare di queste notizie e soprattutto di queste informazioni così importanti per la Sardegna, dovremmo parlare tutti i giorni in Commissione Sanità, Commissione Lavoro per cercare di trovare delle soluzioni e delle azioni da porre in essere per cercare di dare veramente sostegno ai sardi e all'economia sarda. Invece lei ha preferito scegliere un altro argomento così importante per tutti i sardi come la riorganizzazione della regione sarda. E allora ricordiamo che cosa prevede questa proposta di legge che noi abbiamo così denominato la più vergognosa, oscena che lei potesse presentare, specialmente in questo periodo. E nonostante la sua assessora ieri abbia dichiarato che questa proposta di legge è stata scritta, è stata voluta prima della pandemia, ci vuole coraggio a presentarla e a discutere, a perdere del tempo, soprattutto adesso. Ma non solo la discussione, ma anche prevedere la spesa di 6 milioni, un importo che dovrebbe oscillare dai 6 milioni ai 6 milioni e mezzo. Per che cosa? Allora ricordiamo, caro Presidente, a tutti i sardi che devono sapere nel regime, nello spirito di trasparenza e di informazione che comunque mi contraddistingue. Io voglio ricordare ai sardi che cosa prevede questa sua legge alla quale lei tiene davvero davvero tanto, la legge 107 in discussione in questi giorni in Consiglio regionale. E allora prevede, caro Presidente, la nomina di un segretario generale della regione, un uomo, una figura importante che immagino essere un uomo non proprio sconosciuto a lei, visto che comunque lo nomina direttamente lei ed è una nomina assolutamente fiduciaria, per cui un credo immagino che possa essere assolutamente un suo fedele e un suo amico. E con questo il segretario generale costerà a tutti i sardi circa, dovrebbe costare 240.000 euro. Poi che cosa si prevede in questa legge che lei, alla quale lei tiene così tanto? La nomina di 3 capi di dipartimento che costerebbero ai sardi solo circa 700.000 euro, 3 consulenti ufficio staff che costerebbero ai sardi circa 400.000 euro, 6 esperti, perché lei ha necessità degli esperti che facciano parte del suo staff, è importante avere anche gli esperti, questi costerebbero solo la modica cifra di 800.000 euro, naturalmente ai sardi, 5 esperti del Comitato per la legislazione e questi costerebbero solo 670.000 euro, 3 addetti di gabinetto perché attualmente lei ne ha uno ma non può farcela da solo questo povero signore, e allora lo aumentiamo fino a 3, e questi 3 addetti di gabinetto costerebbero ai sardi solo 180.000 euro. Ma non si può, caro Presidente, io la capisco, lei non può fare a meno anche di 2 figure importanti che dovrebbe nominare, 2 addetti al cerimoniale. Ecco, quando qualcuno magari dovesse venire a trovarla, qualcuno che insomma accolga le persone che vengono a trovarla e così esperte, lei informerebbe anche queste persone al rispetto del cerimoniale. Ecco, questi 2 addetti al cerimoniale costerebbero ai sardi
solo 120.000 euro. Ma non può lei girare senza l'autista, ma io questo lo capisco e siccome lo capisco è giusto che lei anche qua prenda provvedimenti e soprattutto nomini un autista. Questo autista costerebbe ai sardi solo 60.000 euro. Ricordiamo che tutte queste 36 persone che lei nominerebbero sarebbero persone di sua completa fiducia, perché sono nomine fiduciarie. Caro Presidente, io la capisco. Fossi lei, onestamente, mi vergognerei in una maniera incredibile, anche solo a parlarne in questo momento di grandissima crisi dove i sardi stanno morendo di fame. Ma non solo, lei non si fa vedere nel Consiglio regionale e manda i suoi assessori e tutta la sua classe politica, e già solo questo è vergognoso, ma addirittura non ne parla. No, e beh, è un argomento particolarmente sconveniente e allora ne parlo io. I sardi devono sapere. Buona giornata, caro Presidente.